aria di montagna e il monumento a Tiziano ci dice che siamo a Pieve di Cadore coi senatori e deputati che rendono omaggio all'eroismo risorgimentale di Pier Fortunato Calvi prima di aprire il loro proficuo convegno sul turismo. In questa casa si aprirono gli occhi che dovevano divinare nuova poesia nei colori e nelle forme del creato. Ecco le marmarole care al Vecellio, grandi prismi di rupe che sul cupo manto delle pinete reinventano ad ogni aurora la loro accesa tavolozza. Sulle crode dei dintorni si allenano gli allievi della scuola di roccia. I loro peduli sfiorano l'appiglio, le corde doppie li familiarizzano con la vertigine. Utile il congresso, intelligentemente presieduto dall'onorevole Ponti. Ma in queste vedute i congressisti trovano argomenti capitali per il loro programma di sviluppo turistico. Senza dire che le acque di queste valli, soprattutto dopo l'impianto di TAI, contribuiscono a risolvere il nostro faticoso problema dell'elettricità. Qui non si può davvero parlare di inutile bellezza,